chiaramente avere 456 corpi, 56 nazioni, e quelli selezionati comunque sono di 14 nazioni, dimostra la valenza di tutta l'operazione, perché non è che non si spiega una mattina, dice organizza un festival e ok, ci siamo. Questo dimostra il lavoro che è stato fatto nei 3 anni precedenti e quanto secondo me di positivo e di buono si può ancora fare. Per noi questa ragazza è un punto di partenza. A Santa Teresa cerchiamo da sempre di tenere da un punto di vista di eventi 2 linee parallele. Una linea è quella che riguarda, se così possiamo dire, le manifestazioni piccole, e quindi quelle che si fanno comunque durante il periodo estivo, durante il periodo natalizio. Poi ci sono quelli che abbiamo sempre chiamato come i grandi eventi, ovvero quegli eventi che per un motivo o per un altro hanno o un richiamo importante in termini di pubblico, in termini di presenze, oppure un livello culturale sicuramente più di nicchia, se così possiamo dire, di spessore maggiore. Se la Notte Bianca, per esempio, è l'emblema della commercialità, diciamo, di una manifestazione, se il Festival Internazionale del Folklore, che l'anno scorso ha rappresentato un esperimento molto positivo, un grande apprezzamento di pubblico, rappresenta la tradizione un po' della nostra terra, uno scambio interculturale anche con le altre nazioni, lo stanno usando 4 le nazioni. Allo stesso tempo questo evento di Zabut, a mio avviso, rappresenta uno dei grandi eventi che si accosta alla programmazione che la nostra amministrazione propone, come un evento più di nicchia, se così possiamo dire. Come detto anche ai ragazzi, io non sono per le cose che si fanno una volta e poi muoiono, quindi io ho chiesto, noi abbiamo dato come amministrazione la massima disponibilità, ma quello che ho chiesto è una continuità, perché le cose sono belle se continuano nel tempo. Questo è l'unico, tra virgolette, impegno che, se così possiamo dire, ho chiesto ai ragazzi, perché comunque ritengo che questo evento non debba perdersi dal nostro comprensorio, proprio perché rappresenta una opportunità di promozione anche per, non solo per la comunità di Santa Teresa, ma per l'intero comprensorio importante. E quindi quando abbiamo espresso la volontà di farlo qui a Santa Teresa, siamo stati ben lieti di accettarli e di accoglierli. È chiaro che se noi pensiamo che in Sicilia ne vengono fatti 2, nel resto d'Italia mi pare siano 8 all'incirca, questo dimostra la valenza di un evento di questa portata. Per cui non aggiungo altro se non in questa fase dirvi grazie, dirvi che questo per me rappresenta comunque un punto di partenza importante della manifestazione, che insieme ai ragazzi comunque puntiamo a una crescita esponenziale, anche attraverso la ricerca di fondi da parte per esempio del Ministero che finanzia questa tipologia di eventi, proprio per cercare di non solo far crescere la manifestazione in sé, ma migliorarla e avere la possibilità comunque di farla diventare un punto di riferimento ancora di più di quanto già non lo sia. Mi sembra solo giusto e corretto, perché ci sono loro qua, ma mi sembra giusto e corretto citare tutti gli organizzatori che stanno dietro le quinte, alcuni di loro, ma che poi si rappresentano loro, per cui ci dico. Però gli organizzatori che sono scritti, che ringrazio perché sono stati veramente disponibili sempre: Cinzia Buongiorno, Nello Calafro, Carmelo Casale, Caterina Limalto, Antonello Mantano, Stefania Pasquale, Marta Vivano e Cristina Povaro. Presidente d'onore Tommaso Casale, Presidente d'onore, questa mascotte sarà Tommaso. Un attimo, sì, già sono perfetti. Ora poi nella concluderà Caterina. Dicevo perché a mio avviso è importante comunque il rapporto delle associazioni per quelle che sono le attività di promozione che riguardano il territorio. Avere delle associazioni che spontaneamente si propongono, si impegnano, capite bene che per vedere 456 volte non è una cosa da pochi minuti. Avere la possibilità comunque di avere chi si spende per il territorio e ci dà la possibilità poi di far godere alla gente di tutto un progetto di questo tipo, a mio avviso è importante. Per cui grazie ancora a voi per il vostro impegno, per la vostra presenza, e speriamo di avere avviare una lunga collaborazione che nel tempo
possa vedere non solo Santa Teresa protagonista, non solo la Riviera Ionica, ma mi permetto di dire l'intera Sicilia, perché non dobbiamo poi